Devo dire una data importante, un anniversario importante proprio per la strada che è stata fatta, ma ancora tanta ce n'è da fare, anche rispetto, devo dire, a quelle che ho sempre amato definire le battaglie che solo le donne sono capaci di fare, le battaglie senza né odio né sangue, battaglie ovviamente di conquista rispetto a quello che la democrazia deve in qualche modo mettere in campo. Ovviamente oggi ancora una strada in salita perché probabilmente appartengo anche a quella cultura non delle quote ma della possibilità delle donne di scendere in campo e di essere premiate. Credo che anche gli ultimi in qualche modo inquadramenti che vedono la prima donna, per esempio calabrese, guidare una regione è un importante traguardo ma che dovrà vedere ovviamente tutte le donne poter essere parte di un'amministrazione che cambia le regole del gioco, quelle regole che appartengono non soltanto alle donne, anche all'altra metà del cielo, ma che soprattutto alla sensibilità femminile possono apportare dei traguardi.